it was a tough night, but at the end it was amazing because we were able to fill the gym with 5,000 people. After 18 years is a great comeback, and the best thing is that we were able to find a way to win a very hard game against a very athletic team like Nancy. È stato sicuramente una serata difficile. Perché faccio direttamente io, così facciamo prima. Sì, vai. Okay. È stata una serata pesante a livello di dispendio di energie, ci è costato tanto, però alla fine è stata secondo me una serata fantastica. Fantastica perché portiamo a casa la prima vittoria in Eurolega da esordienti contro una squadra estremamente atletica che ci ha impegnato allo stremo, e abbiamo anche riempito il palazzetto con 5.000 persone, con un clima che mi ricordava il Pianella, e dopo 18 anni riportare Cantù in un clima del genere ci emoziona, ci rende felici, come ci rende veramente felici aver fatto i primi due punti in un girone infernale come il nostro. In che lingua? In slavo? No. No, in croato. No, devo rispondere in italiano o no? Puoi rispondere in italiano. Rispondere, no. Ci sono solo giornalisti italiani. Allora, io e Lele abbiamo provato a tranquillizzare la squadra in tutti i modi. Però noi abbiamo gente molto responsabile che ha passione in quello che fa, e credo che giocare in un palazzetto del genere contro una squadra che poteva essere a nostra portata, ma noi non sapevamo, cioè noi non sappiamo come si giocano queste partite. Questo ci ha bloccato nel primo quarto. Lì siamo stati bravi, secondo me, a non sbracare e non prendere un'imbarcata, perché siamo stati sotto molto più nel gioco che nel punteggio. E lì si poteva piegare la partita e andare in direzione della Francia settentrionale. Lì siamo usciti con un primo tempo estremamente fuori ritmo, non giocando la nostra pallacanestro, ma solamente di nervi e di voglia di vincere. Abbiamo finito 44 pari, una partita non nostra, fuori dai nostri binari, fuori dal nostro sistema. Terzo quarto, con una buona dose di calma, direi quasi del Valium, siamo riusciti a giocare la nostra pallacanestro, a calmare i bollenti spiriti dei francesi, di gestire il ritmo della partita, di fargli fare solo 8 punti, e poi abbiamo gestito, e secondo me andiamo a casa anche con una vittoria, con un punteggio interessante che in questo girone, che mi sembra che ogni punto sia ricoperto di sangue e di sudore. Uguale. No, guarda, abbiamo uno staff veramente eccezionale, ti assicuro che non è grassottello, è solo schiacciato dalla prestazione, ansia da prestazione a livello d'Eurolega, che è la sua prima partita. Ha fatto una brutta partita, però ha difeso, ha preso rimbalzi, ha fatto un canestro molto importante, cercando di fare un canestro diverso dai suoi, perché i suoi non gli venivano. Oggi, secondo me, oltre ai singoli, io penso che va sottolineato una questione fondamentale: lo sforzo che ha fatto la società per allestire un palazzetto, secondo me sono stati straordinari, perché era un ambiente veramente accogliente. Il palabanco adesso è bello, però era, voi l'avete visto al Trofeo Lombardia, l'avete visto oggi, è passato non tantissimo tempo e questa è, ci siamo sentiti veramente in un bel posto per giocare. Sui singoli, la cosa più bella che ha fatto Mitsov oggi è non uscire di partita. Non ho nessun tipo di critica da fare, è un dato di fatto. Che bisogna dare le opportunità. Sicuro. Bisogna dare le opportunità, però non, cioè, i giocatori, lui è bravo secondo me a meritarsela e a tenersela stretta.
perché a tanti giocatori si danno le opportunità e non tutti sono capaci di prenderla. Allora, è sicuramente un momento che mi porto per tutta la carriera o per tutta la vita. Prima partita in Eurolega, in questo modo, soffrendo. La cosa che però oggi mi ha lasciato un po' più tranquillo nei miei incubi pre-partita è stato che io gioco l'Eurolega con la squadra con cui l'ho conquistata e con i giocatori con cui l'ho conquistata. E quindi oggi diciamo che siamo andati all'avventura con la stessa armata e gli stessi soldati, e questo mi ha lasciato tranquillo. Io penso che alla fine sapevo di dover soffrire, però non avevo delle sicurezze che avremmo giocato con grande passione, magari speravo con più intelligenza per certi tratti, però è stato meno traumatico l'esordio, anche se ho avuto problemi a capire il metro arbitrale, perché non sono la prima volta, e dobbiamo abituarci in fretta, perché settimana prossima andiamo a casa di chi ha battuto la seconda squadra più forte d'Europa, perché il Tau ha vinto a Istanbul. La squadra più forte è il CSKA, poi viene il Fenerbahce e non oso pensare cosa mi aspetta. Noi abbiamo 3 giorni per preparare una partita che sarà complicata per il semplice fatto che faranno 6.000 spettatori, sarà la prima partita in casa di una grande storica della pallacanestro italiana. Però io non posso dire ah è dura adesso, abbiamo giocato l'Eurolega, saremo stanchi. Cioè, abbiamo voluto fortemente fare la miglior competizione europea, adesso dobbiamo piangere perché fra 2 giorni andiamo in trasferta. Faremo del nostro meglio, abbiamo 2 giorni per inserire Schermaldini, che secondo me ci darà una grande mano, e sarà difficile, ma il campionato italiano, come Pesaro insegna a Milano, ogni partita in trasferta è difficilissima.